Sì, purtroppo fino alla fine dobbiamo soffrire, però va bene, insomma, era importante dare continuità alla vittoria, alle vittorie che abbiamo fatto nelle ultime, che avevamo fatto nelle ultime due giornate con la Pro Vercelli e con il Catania. Ci siamo riusciti giocando bene contro una grande squadra che sapevamo, insomma, venire qua a tenere il gioco, a tenere il pallino del gioco, a tenere il possesso, perché ha queste qualità. Siamo stati bravi a non disunirci, a compattarci in tutte le zone del campo e bravissimi a ripartire in contropiede. Sono venuti due gol praticamente simili e purtroppo nei minuti finali abbiamo dovuto patire, perché è venuto un gol su un calcio d'angolo un po' fortuito, però abbiamo insomma fatto un'ottima gara, siamo felicissimi di questi tre punti. Visti anche gli altri risultati, abbiamo preso un bel vantaggio, diciamo, dalla nona, e dobbiamo continuare così. Dobbiamo affrontare ogni gara con la stessa attenzione, con la stessa concentrazione, quindi da domani pensiamo alla gara di Modena, che sarà altrettanto difficile, perché è una squadra che lotta per non retrocedere, quindi troveremo sicuramente una squadra agguerrita. Dove ha vinto la partita? Ma io penso sull'attenzione, sulla concentrazione, sul concedergli sì il possesso, ma arrivato in zona dell'area concedevamo solo qualche tiro da fuori e poco altro, quindi è stata una partita di sacrificio, di molto sacrificio. Sì. Lei ha fatto la direzione che ha fatto, perché forse ci si aspettava, giocando anche già Soddico sull'altro versante, ad un giocatore più di contenimento. Sì. Forse si pensava più a Frara. Ecco, invece cosa mi ha fatto mettere con la decisione? Cioè, lei ha temuto che potessimo ancora maggiormente abbassarci? No, Luca non stava bene. Fine del primo tempo mi ha detto che c'era un problema al linguine retto femorale, quindi è dovuto uscire. E Max veniva da una grandissima partita a Catania, sta bene fisicamente, quindi quel ruolo lo può fare. Frara allo stesso tempo non stava benissimo e ancora non aveva smaltito al 100% la partita di Catania, quindi avevo pensato anche di mettermi in quel modo, perché poi avevo pensato anche che Danilo, avendo corso molto nel primo tempo, poteva dopo un po' calare e avrei piegato insomma Frara. Resto sempre in questo fatto, mancano tre punti per questa famosa partita quota 50. E facciamoli subito. No, cominciamo a pensare anche l'altro aspetto, o no? Certo, ma ci pensiamo. Io sempre dico un occhio avanti e un occhio dietro, nel senso dietro. Adesso le distanze sono tante, ci sono tante squadre di mezzo, siamo terzi in classifica, un punto dalla seconda, quindi io penso che a salvarsi il Frosinone si salverà, come ho detto ieri, cerchiamo di fare subito quei punti per poi porci altri obiettivi, affrontando sempre una gara alla volta come abbiamo fatto oggi, con quell'attenzione, concentrazione, con il nostro pubblico che in casa sappiamo di dar sempre una spinta in più, e li ringraziamo per l'accoglienza che ci hanno fatto anche oggi prima durante il riscaldamento, che comunque hanno caricato la squadra e in campo si è visto. Era una partita un po' particolare, detto... Ah no, ma una partita importantissima, perché non parlo di vendetto, discorso dell'anno scorso, non c'entra niente, parlo importante per la classifica, nel senso che il Perugia stava a 5 punti da noi. In caso di vittoria del Perugia ti ritrovavi sì ancora in zona playoff, però con una squadra che veniva poi da 4 vittorie consecutive, con il murale a 1000, che poteva insidiare insomma la zona. Sicuramente non è stato deciso niente, però tra avere 8 punti e averne 2 c'è una bella differenza. Domani mattina, giovedì, venerdì siamo arrivati. Da domani comincia i problemi per la formazione. Sì. Va bene. Vediamo domani dagli accertamenti, non lo so. Una fitta libile con il problema lì. Zona inguine retto femorale, un po' pube, bisogna vedere domani, perché sentiva un po' fastidio in tutta la zona, quindi domani da
con gli accertamenti che faranno i dottori, vedremo insomma che cosa ci diranno. Speriamo non sia niente di grave. Grazie. Va bene.